Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Jonas Vannis e ben ritornati in questo nuovo fashion vlog di Mobizen. Questo ragazzi sfortunatamente è l'ultimo episodio della seconda stagione di Mobizen, però vi prometto che ci sarà anche una terza stagione. Adesso dovrei mettere una musica triste purtroppo, però magari perché prima avevo fatto le stagioni di Mobizen. Il primo episodio era che io avevo fatto un tutorial su, non mi ricordo, però Mobizen, che è l'app, come sapete, per registrare lo schermo, cioè questa, come questa qua, guardate. Ecco qua, questo è Mobizen. Ciao, ciao Mobizen. Ecco, io avevo fatto una prima stagione. Dopo ho eliminato Mobizen. Dopo ho ristallato Mobizen. E qui. Mobizen l'ho disinstallato 3 volte perché mi ci doveva entrare un'app, però l'ho ristallato. Quindi questo è l'ultimo episodio della seconda stagione. Ebbene ragazzi, ci sarà anche una terza stagione, però la terza stagione ovviamente non ve lo dico a che cosa vi riferisco. Potrebbe essere lo speciale degli iscritti in più, purtroppo adesso l'ho detto, quindi voi non dovete sapere niente. Io ho pensato che in realtà potevo fare una live per lo speciale dei 100 iscritti, non siamo ancora arrivati, però in realtà ci siamo quasi. Mobizen non so quando lo potrei ristallare. Voi dovete indovinare se Mobizen lo lo, lo ris, se dovrei fare anche la terza stagione per lo speciale dei 100 iscritti. Oppure per lo speciale dei 100 iscritti potrei fare una live su Mobizen Live e magari ci riprovo. Voi indovinate, ma io già lo so. E quindi adesso andiamo al video. Beh, ragazzi, comunque, ok, ragazzi, forse è meglio andare al video. La musica la blocco. Oh, perché si. Muoviti! Ma no! Ora non c'è più la musica. E poi non era triste cioè, non era triste l'ultimo episodio della seconda stagione. E niente, vuole ancora continuare. Oh, e basta! Aspetta. Fatto? Non continuare, canzoni triste. L'ha fatto? Beh sì, non la sento più. Comunque ragazzi, oggi ho deciso di farvi vedere il mio primo video dove dicevo la mia prima intro. Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Io sono Jonathan, che in realtà Jonathan è il mio vero nome. Io su YouTube mi chiamo Jonas Vannis, ecco come sarà. Però in realtà voi lo sapete, io vi dico sempre, noi abbiamo eliminato dei video perché qualcuno li stava eliminando, bloccando, mandarlo a privati, o noi pensavamo che fosse una persona, un hacker, un hater, forse. E quindi noi dopo avevamo detto prima della intro, ciao a tutti ragazzi, io sono Jonathan e i miei 2 fratelli, Israele e Joele. Io avevo fatto la intro, ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, quindi veramente molto prima, e questo è accaduto tipo un anno fa, ma neanche ad aprile abbiamo finito a fare i video. Sì, marzo, aprile, quindi potrebbe essere il 16 di aprile, quando stavamo ancora in DAD, e il 5 maggio il mio video quindi compierà un anno. Non so se è una rima, però ragazzi, non andiamo a perdere altro tempo. E quindi, no, Favij, no, Favij. Non me ne frega niente del video di Favij, che dopo dice le parolacce, uno volgare, perché lui gioca ai videogame impossibili.
Ragazzi, voi no, sì, perché ragazzi, vi ricordate che io ne facevo tante di reazioni ai primitivi indiani, però le prime reazioni le avevo fatte tipo 3 mesi fa e i primitivi non si sentivano. Sì, però prima, tipo 5-6 mesi fa, avevo fatto delle reazioni ai video di Lion, della prova a non ridere ai video dello youtuber Ettore Canu, che voi lo conoscete benissimo perché ne ho parlato io un botto, e quindi dopo, col passare dei mesi, i video non si sentivano più, perché così io dovevo parlare, dire le cose. Però i primitivi indiani non parlavano, facevano solo dei gesti, costruirono, stavo in silenzio e io dovevo spiegare come sempre la voce tutta distrutta e loro dicevano... Che bravo cantante che sono, dovrei fare il cantante da grande. Anzi, dovete indovinare anche se per lo speciale dei 100 iscritti ho deciso di fare una canzone, quindi... La canzone sulla bamba, vabbè, tanto potrebbe essere di sì. Vabbè, ecco qua, comunque mi sdraio sul letto di Ismaele oppure sul letto mio. 3 letti, beh, questo è il mio, sì. Ma sai, tra fratelli si scambiano i letti. Si dice che così si dice, non ho mai sentito sto detto, quindi ragazzi voi non potrete sentire, quindi vi devo dire tutto io. Bene, aspettate che mi metto comodo, c'è sto sole. Allora, il primo video dove ho rifatto ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze era questo. Anzi no, voglio togliere anche le cuffie perché così voi sentite, vediamo, no? Così le cuffie le tolgo e voi sentite il video. Però ragazzi, tipo, guardate qua. Aspettate. Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Io sono Jonathan e benvenuti. Allora, per chi non ha sentito, ho detto ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Io sono Jonathan. È ugualissimo. Benvenuti in un nuovo video. E benvenuti in un nuovo video. Cioè, potete, per chi sente, può sentire anche la differenza. Cioè, non lo so, guardate. Benvenuti nell'account di mia madre, Mary. Benvenuti nell'account di mia madre. Pigliacampo. Mary Pigliacampo. Oggi spieremo Ismaele durante la videolezione di nuovo. Ora noi siamo in noi con voi con te. Ora noi siamo in noi con voi con te. Te, la famiglia. La famiglia più forte e grande di YouTube. Ma che sto a dire? Una famiglia forte. Una famiglia. La famiglia di sta minchia. Su YouTube. Su YouTube sto cazzo. Noi, questo canale, questo account è diventato un vero canale YouTube. E infatti l'account è diventato un vero. Però le altre volte ne aveva raggiunto 4. È vero, 4 iscritti. Avevo eliminato. Quindi ragazzi, voi avete capito il mio dove ho detto la mia prima volta. Ancora ciao a tutti ragazzi. Scusa Favij, dopo vedo un tuo video. Però sei volgare. Volgaroto, non volgaroto. Come Blur che venne bannato su Twitch. Bene, adesso mi posso rimettere le cuffie. Scusate se il video è diventato di 9 minuti, non volevo disturbarvi, perché di 5 minuti è già lungo, di un minuto, vabbè, di 3 minuti precisi, lo potremmo guardare, aspettate, mi sentite? Allora, ma... Dopo lo devo rivedere il video e vediamo se si sente. Comunque ragazzi, grazie per aver partecipato ancora adesso. Avete visto la mia prima volta che ho detto ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, anche se l'avevo detto prima un anno fa. Perché ci sono tanti youtuber che eliminano i video. E voi lo sapete, perché per motivi tipo che si eliminano, tipo che c'è un hacker, oppure col passare
perdere del tempo che erano brutti. Però ce ne sono tanti di video che ci sono alcuni. Ci sono a volte gli streamer che fanno le live, oppure i gamer, hanno molti video che non hanno mandato, ce ne sono tanti, però non per, di solito non perché erano brutti, però perché di solito non si vedeva, anche se faceva ride, quindi l'ha dovuto rifare, e quindi però questi alcuni si sono eliminati, e molti li fanno anche altri privati, quindi per esempio io ho fatto un video privato, però mi dà fastidio metterlo là, quindi ho deciso di eliminarlo, ma non proprio a metterlo pubblico, perché sennò voi scoprite il mio video privato, è normale, no? Perché se tu vuoi caricare tanti video pubblici, se tu non hai mai caricato un video privato, l'avevi caricato prima però dopo l'hai eliminato, tu carichi un video privato e sta, e non c'è nessun altro video privato, quindi tu a te ti viene da eliminarlo, perché tanto chi cazzo se ne fotte. Comunque ragazzi, forse è meglio finire qua il video di 11 minuti e pure 12 minuti e comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like, scrivere qua sotto un commento e grazie a tutti per aver visto il video di nuovo. Nel frattempo è meglio che finisca quel vlog, meglio che lo chiuda. Spero vi sia stato utile e piacevole questo daily vlog, e da noi io, Jonas Vannis, Ettore Svanis, sto confondendo i nomi, Joel Vannis e io Jonas Vannis, i nostri nomi veri sono Jonathan Vanicola Ismaele e Joel Vanicola. Insieme siamo noi con voi, con te, anche se il canale dovrebbe essere mio. E da noi tutti, ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Finest weekend. Se riesco a sistemare le mie benedette cuffie, ci vediamo. Grazie ancora a tutti per aver visto il video di nuovo, ma vi volevo dire che potete iscrivervi al canale, giusto? Coraggio! Oggi arriviamo a 11 like! Ve lo dico per forza! Se sentite i rumori sono miei fratelli, ciao!